Bentornati sul canale ragazzi, io sono Donny e oggi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura che spero sia venuta bene perché in realtà non so ancora come l'ho fatta, oggi iniziamo una nuova rubrica, ovvero quella dei consigli di viaggio. Ce l'avevo già in mente da un bel po', non sapevo come portarvela, o meglio, stavo pensando come dividerla e mi sono venuti in mente un po' di episodi. Prima di cominciare vi dico subito auguri di Buon Natale che è appena passato e dato che dovrebbe essere il 29 dicembre oggi, vi auguro anche già buon Capodanno perché tra 2 giorni è Capodanno e io sarò a Dubai a farvi dei bellissimi video, spero. Quindi ragazzi, questa rubrica mi è venuta in mente da un semplice fatto. Molta gente che mi scrive anche in alcuni casi nei commenti eccetera, non viaggia molto, quindi mi farebbe molto piacere aiutarvi in questo. Mi sono venuti in mente diversi punti in cui tratteremo un vero e proprio viaggio, cioè ipotizzeremo di fare un viaggio tra virgolette insieme e lo seguiremo punto per punto in ogni video. Come avete letto, il punto di oggi di cui tratteremo più tardi è il budget. Quindi come sarà diviso? Avremo una serie di punti che andremo a vedere una volta in un video, una volta in un altro, così avete anche tempo di assimilare magari il consiglio, quello che, come volete chiamarlo, e magari se avete altre domande poi si rimpolperà maggiormente la lista. Io adesso mi sono venuti in mente tipo, fatemi vedere, 12-13 punti, però è possibile anche che con i vostri commenti diventino molti di più, anzi è quasi sicuro, magari potrebbe diventare una rubrica ricorrente, poi questo lo vediamo. Però vi chiedo subito, se avete delle domande a fine video, avete dei consigli da chiedere per i viaggi, di scriverle sotto nei commenti. Io cercherò di essere il più esaustivo su tutto e risponderò a tutte le vostre domande. Quindi ragazzi, cominciamo parlando appunto, come abbiamo detto, del budget. Il primo punto, mi sta cadendo la videocamera, no? Il primo punto che io affronto quando devo fare un viaggio, ragazzi, è il budget, come avete visto dal titolo, ovviamente. Quindi, come si affronta questa cosa? Io divido fondamentalmente in 2 fattori la spesa di un viaggio. Le spese di viaggio e le spese di mantenimento. La spesa di viaggio è la spesa che viene a crearsi appunto, diciamo, in fase iniziale. Quando scelgo il budget? Il budget, ragazzi, è la prima cosa che dovete scegliere, proprio perché ne avete di 2 tipi. Quello di viaggio e quello di mantenimento. Quello di viaggio sarà quello che potete spendere, quindi uno può essere Bill Gates e dire io per un viaggio, quindi hotel più volo più assicurazione più spese accessorie, posso spendere 1 milione di euro. Un ragazzo magari della mia età, di 18 anni eccetera, dice io posso spendere 300 euro. Bene, e questo è il viaggio, quindi proprio le spese che andate, che perdete immediatamente, i soldi che appena lo pensate e avete scelto una meta già sono andati. Quindi l'albergo, il volo, l'assicurazione se andate all'estero, ma poi ne parleremo in altri video, e poi ci sono spese accessorie che in realtà sono pochissime, magari tasse, robe per il volo, ma veramente veramente poco. E poi invece ragazzi c'è il budget, quindi i soldini che ci dobbiamo tenere da parte, di mantenimento. I soldi di mantenimento sono i più importanti ragazzi, perché sono quelli che voi vi portate in viaggio, quindi il bancomat io ad esempio cerco di usarlo il meno possibile quando sono in giro, proprio perché ragazzi voglio sapere quanti soldi sto spendendo. Quindi andiamo a vedere le 2 categorie. Il budget di viaggio, abbiamo detto, si compone di albergo, volo, spese accessorie e assicurazione se la fate, perché non è obbligatoria. Vi consiglierei ragazzi di tenere, io normalmente faccio un 45-45-10. Cosa vuol dire? 45%, anche se anche un 60 a volte lo spendo per l'albergo, un 45 oppure 30 lo spendo per il volo, e il 10% che rimane lo spendo appunto per assicurazioni e spese varie, diciamo lo teniamo come un 10% a cuscinetto. Cosa vuol dire? Che se io ho 1000 euro da spendere ipoteticamente per delle spese di viaggio, vorrà dire che 450-600 euro andranno per il mio albergo, 300 euro, 450 andranno per il volo,
e 100 rimangono lì, diciamo, a cuscinetto, un po' se devo farmi l'assicurazione o comunque non si sa mai, anche solo una cazzatina che mi voglio comprare in aeroporto. Quindi diciamo che quello lì, non, quello che succede ancora in aeroporto per me ancora rientra nelle spese di viaggio. Passiamo ora invece alle spese di mantenimento. Questo, ragazzi, è un pochettino, diciamo, più complesso. Perché? Perché per arrivare a fare ciò dovete avere ben idea di dove state andando. Quindi questo, ragazzi, lo vedremo in video successivi. Però per darvi un'idea, se so che sto andando a New York o se so che sto andando a Bangkok, ovviamente terrò la testa e la mente aperta in due modi diversi. Quindi cosa dirò? Magari per mangiare a New York vado a vedermi un attimo su internet, eccetera, il costo medio di un pranzo, di una cena. Calcolate bene questo perché è importante. Le escursioni che voglio fare, perché anche quelle rientrano nel mantenimento. Quindi voglio farmi un'escursione di 2 giorni, non lo so dove. È da tenere dentro, ragazzi. Quindi è ovvio che facendolo facile uno potrebbe dire, vabbè, io spendo 10 dollari, ipotizziamo il Brasile, va bene, vado a Rio, dico vabbè, per pranzo me la cavo con 5-10 euro e cena più o meno uguale, a meno che non andate in posti abbastanza ricercati, facciamo 15-20 euro per la sera. Quindi a voi verrebbe fuori un costo, diciamo una spesa di mantenimento di 30 euro giornalieri, va bene, perché il pranzo ce l'avete, la colazione quasi sicuramente ce l'avete nell'albergo. Il pranzo ve lo pagate, la cena pure, quindi sapete che voi andrete a spendere 30 euro ipotetici al giorno per la vostra vacanza. Però non è vero, perché in quei 30 euro voi state calcolando solo il cibo, dovete calcolare altre cose. Quindi già se volete fare un'escursione, non lo so, sul Cristo Redentore, il costo del biglietto va diviso per i giorni in cui state. Comunque qua diventa troppo complesso, però è solo per farvi capire che quando state per partire per una vacanza, cercate di avere intanto contanti, a parere mio, perché in molti casi vi salvano la vita, o comunque avere in testa la spesa esatta che volete spendere. Calcolate all'interno di questa spesa, di quando siete già in loco, quindi di mantenimento. Normalmente io calcolo i pranzi, le cene, le escursioni e anche magari souvenir, io mi prendo sempre le tazze di Starbucks e così via. Quindi ragazzi, questi sono 4 fattori importantissimi. Questo, ragazzi, è veramente veramente fondamentale a parere mio. Quindi una volta che voi avete tenuto più o meno queste 4 e magari tenetevi sempre un 15-20% in più sul costo totale, perché non si sa mai quello che può succedere, voi siete abbastanza a posto. Facendo un calcolo abbastanza veloce per farvi capire l'esempio, sempre come prima, se io sono a Rio e so che devo spendere 30 euro al giorno per il mangiare, sto tipo 7 giorni, so già che spendo 210 euro. Poi so magari che mi faccio un'escursione che mi costa 100 euro e li aggiungo. Quindi 310 euro alla fine pagherò. So che mi voglio comprare un po' di calamite, un po' di souvenir, magari non lo so, mi compro un po' di cacao brasiliano, mi compro qualsiasi cosa e quelle spese vanno ovviamente pensate un po' prima. Quindi ipotizzando 210, sapete già che per il mangiare ci mettete dentro già le escursioni che prima di partire saprete, lo vedremo nei video, dopodiché ci aggiungete un 20% che calcolate semplicemente essere per calamite, souvenir, ninnoli vari che magari vi andrete a comprare, anche una cena che poi magari vi volete fare la cena un po' più carina e andate a spendere 50 euro. Quindi magari dovete pensarla un po' così, avere sempre un cuscinetto su tutte le cifre che calcolate. Così facendo, tenendo l'esempio di prima, avreste speso 1000 euro per il viaggio, ipoteticamente, e vi sarete portati un 400-500 euro di spese da fare in loco. Ovviamente io parlo a persona, ragazzi, cioè io, Donny, parto oggi da solo. Queste sono le spese che a parere mio potrei affrontare. Quindi diciamo che sapreste già prima di partire, molto a grandi linee, che il vostro, cioè molto a grandi linee, mica tanto, abbastanza precisamente, che il vostro costo totale di vacanza,
Quindi budget di viaggio più budget di mantenimento insieme vi farebbero 1500 euro. Quindi avete tenuto un 10% dal budget iniziale di viaggio, quindi quel 10% lì lo possiamo sfruttare. Un 20% dal budget di mantenimento, quindi in totale avete un bel 30% che potete spendere in più. Quindi avete già calcolato le escursioni, il mangiare, avete quel 30% per godervela fondamentalmente un pochettino di più, cioè volete andare a fare qualsiasi cosa, siete liberi di farlo. Questo, ragazzi, è il modo in cui io normalmente calcolo come spendere in una vacanza. Spero vi possa tornare utile. Il video ovviamente termina qui, cerco di sintetizzarlo abbastanza, magari ritagliando un po' perché mi sono dilungato, però quello che voglio farvi capire è di tenere sempre sulle cifre che vi vengono fuori dei cuscinetti. Chi magari se li tiene più piccoli, chi più grandi, perché poi ovviamente dipende da quanta disponibilità avete, perché ovviamente se fate un viaggio, non lo so, da 10.000 euro è ovvio che tenervi da parte quei 2-3.000 euro in più magari non vi costa niente, però se fate un viaggio da 100 euro andata e ritorno sicuramente vi fa comodo sapere, caspita, però devo tenere un attimo i conti prima che poi escono, perché ovviamente ci sono viaggi di tutti i tipi. Quindi questo è il mio modo di fare i viaggi, ragazzi. Con questo spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like se volete vedere altri video sui consigli, perché ne faremo diversi. E soprattutto se avete domande sui vostri viaggi, su quello che fate, su dove andare, cioè quello che volete, scrivete nei commenti. Se è un posto dove sono stato vi risponderò, se non è un posto dove sono stato mi spiace, ve lo dirò e picche quando ci andrò, poi vedrete i video. Quindi lasciate sotto qualche commento che a me fa sempre sempre molto piacere leggervi e soprattutto aiutarvi, perché alla fine lo scopo del canale è questo qui. Detto questo, ragazzi, io vi saluto veramente e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Oh yeah.